primo all'ultimo respiro della nostra vita, la salute è esposta a rischi che derivano dalla qualità dell'aria. Noi siamo e diventiamo ciò che respiriamo. E questo è particolarmente preoccupante per la maggior parte delle persone che vive nelle grandi città. L'Organizzazione Mondiale della Sanità da tempo ha denunciato che i limiti di legge europei per gli inquinanti dell'aria sono insufficienti a proteggere la salute umana. Molte città in Italia sono fuori legge, in quanto non rispettano né i limiti indicati dall'OMS né quelli in vigore oggi. A Milano, ad esempio, i ricercatori stimano che ogni 100 morti, 5 siano riconducibili alle concentrazioni fuori legge di biossido di azoto, che per il 70% circa sono determinate dai veicoli diesel. 594 decessi annui causati principalmente da sostanze emesse dalle auto e da altri mezzi di trasporto diesel. L'aria inquinata colpisce in maniera particolare i più sensibili, coloro il cui organismo è in via di formazione, i bambini, che, come è dimostrato dagli scienziati, rischiano di nascere prematuramente o sottopeso e subiscono una crescita ridotta dei loro polmoni. L'aria inquinata li espone inoltre a patologie croniche, asma, allergie, malattie cardiovascolari e, non ultimo, a danni nello sviluppo delle funzioni cognitive. Dal 1 ottobre 2019 a Milano entrerà in vigore il secondo scaglione di divieti dell'area B per una parte dei diesel Euro 4. Questa misura è partita a febbraio 2019 anche grazie alla lotta di Cittadini per l'Aria, che nel 2017-2018 ha promosso campagne di scienza partecipata, in cui quasi 500 cittadini hanno potuto monitorare le concentrazioni di biossido di azoto davanti alle loro case, davanti alle scuole dei loro figli o fuori dai luoghi di lavoro, portando dati scientifici che dimostrano la gravità della situazione nelle nostre città. Ma le buone politiche necessitano di sostegno e di essere spinte oltre sempre più in fretta. Servono misure incisive al più presto e una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini, perché il modo in cui ci comportiamo tutti i giorni può fare la differenza per salvaguardare il futuro delle nostre città e la nostra salute.